Mattia, di nuovo qua Investing. Qual è la verità sulla finanza del futuro? Allora, buongiorno a tutti. La finanza del futuro potrebbe essere blockchain, potrebbe essere decentralizzazione, potrebbe essere criptovalute. Adesso viviamo una fase in cui c'è stato un fortissimo ribasso da dicembre, ma non dimentichiamo che comunque da quando sono nate hanno avuto un rialzo che poche volte si è visto nei mercati tradizionali. Quindi la decentralizzazione, il pieno potere del denaro e delle risorse da parte dell'utente, secondo me è il futuro, perché permette anche l'accesso, diciamo, al mondo finanziario, al mondo dell'imprenditoria, dello sviluppo dei progetti, anche a persone che magari partono con risorse più limitate, però possono utilizzare le tecnologie e l'innovazione per sviluppare cose che magari prima avevano ingenti costi e ingenti risorse anche in termini di tempo e gestione. Quindi ci parlerai di questo durante il tuo intervento? Assolutamente sì, parleremo di come blockchain sta impattando nel mondo finanziario, nel mondo industriale, quindi citeremo alcune partnership molto importanti, aziende grosse, big players che stanno investendo e sviluppando tecnologia blockchain e quindi di conseguenza si stanno affacciando a questo mondo e soprattutto lo stanno facendo entrare nel quotidiano, quindi questo è un po' il cambiamento e la rivoluzione che vedremo in futuro.